Come abbiamo sentito, si è parlato di Expo anche in queste interviste, ne ha parlato anche ieri sera il presidente lombardo Roberto Maroni in occasione del suo primo incontro con il corpo consolare di Milano e della Lombardia. Sentiamo dunque uno stralcio del suo intervento. Vorrei partire anch'io da Expo. Il 7 di luglio, domenica 7 di luglio, abbiamo organizzato un evento alla Villa Reale di Monza, che è il luogo istituzionale, il luogo di rappresentanza di Expo 2015, alla presenza del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio, del Ministro degli Esteri, ci sarà una rappresentanza anche della Commissione europea, per segnare l'inizio di un percorso. La Regione Lombardia è uno dei soggetti protagonisti di questa grande avventura, nel suo ruolo, che non è quello di occuparsi delle infrastrutture o della realizzazione delle opere. C'è un commissario che ha più poteri, forse non tutti quelli che servono, ma ha più poteri, è commissario unico e ha quindi la responsabilità e il sostegno pieno di tutte le istituzioni, perché qui c'è una cosa che non si può cambiare, che è la data di inizio di Expo. È una fortuna per noi, in qualche senso, perché ci costringe a fare le cose e a finire tutto entro il 30 di aprile del 2015. Noi abbiamo un ruolo, io sono in regione da 3 mesi, oggi proprio sono 3 mesi, sono stato insediato il 18 di marzo. E penso che Regione Lombardia debba avere un ruolo importante, che è quello di promuovere il contenuto di Expo, nutrire il pianeta energia per la vita. Fra 2 giorni sarò a Bruxelles, incontrerò il Presidente della Commissione europea Barroso per illustrare anche a lui queste iniziative, perché ritengo che la Commissione europea potrà svolgere un ruolo fondamentale in questa direzione. Credo molto nella cooperazione, nella leale collaborazione tra istituzioni, ciascuno nel suo ruolo, ma ciascuno orientato, tutti orientati nella stessa direzione. E io voglio che Regione Lombardia diventi protagonista sul piano delle relazioni internazionali. Lo può fare? Sì. Il contesto istituzionale, il contesto giuridico farebbero pensare che questo tipo di relazioni debba essere fatto da altri soggetti, in particolare lo Stato, di cui la Regione Lombardia è parte. Ma io pretendo di essere presidente di una regione che ha un'ambizione in più, che ha l'ambizione di essere una delle regioni d'Europa, della nuova Europa, di quella Europa che ancora non c'è e che deve vedere e che secondo me vedrà molto presto un cambiamento nel sistema di governance, perché così com'è non funziona.